Cos'è Crescent Network e il token CRE? Come prendere gratis l'airdrop? Quali sono i requisiti iniziali per prendere questo airdrop di token CRE? Come funziona l'exchange di Crescent Network? Andiamo a guardarcelo subito, ma prima, se ti va e ti piacciono questi contenuti, subito pollice all'insù per farmelo capire, condividi questo video e iscriviti gratis al canale, clicca la campanellina. Andiamo subito al sodo. Questo è il sito internet di Crescent Network, oggi è stato rilasciato l'airdrop, il sito è crescent.network. Quando clicchi su About puoi vedere di che cosa si tratta, c'è il blog, la documentazione, anche GitHub o GitHub, che non è male perché puoi vedere anche le modifiche software, soprattutto da adesso in poi nel tempo, se e quando il team di sviluppo fa delle modifiche software, quindi anche quanto è tenuto aggiornato e come funziona. Andiamo a vedere la distribuzione del token e poi di che cosa si tratta. Allora, senza farti perdere tempo, ti dico che dovrebbe essere il totale della distribuzione iniziale 200 milioni di token. Il primo 100 milioni di token viene fatto con un airdrop alla Community Cosmos, quindi a chi è che ha in staking Atom al 1º gennaio 2022. Quindi se al 1º gennaio 2022 avevi a staking degli Atom, ti spetta questo airdrop e ti dico che vale anche svariati soldini. Poi c'è anche una strategic reserve di altri 100 milioni di token che verranno rilasciati successivamente, sempre come airdrop, quindi non è finita qua. Il numero totale di token, poi qua te lo puoi leggere tranquillamente, qui c'è la formula matematica per calcolare il numero di CRE, di token Crescent che ti spettano, ma ecco, questo ti volevo far vedere. La totale distribuzione, quindi il numero totale di token CRE è 1 miliardo di token CRE che saranno rilasciati in circolazione da qui a 10 anni. Ecco, se facciamo uno zoom, come vedi l'airdrop sono 100 milioni, riserva strategica altri 100 milioni, altri 50 milioni destinati allo staking reward, quindi per chi farà staking del token CRE, che adesso dà pure il 46% di interessi composti, 20 milioni di token per la community e 200 milioni di token a disposizione del team per essere ripagati negli anni. Questa è la tokenomics. Come viene fatto il CRE desktop breakdown? Eccolo qua, guarda, ti volevo far vedere direttamente al punto. Il 20%, il primo step, il 20% è per l'airdrop con 10 milioni di token CRE. Gli utenti che hanno delegato Atom, basati sullo snapshot preso, vedi, il 1º gennaio 2022, verrà rilasciato anche questi 10 milioni. Altri 10 milioni, quindi altro 20% destinato agli utenti che utilizzano il liquid staking di CRE, e lo andiamo a vedere subito. Altri 20%, quindi altri 10 milioni di token CRE distribuiti agli utenti che aggiungono liquidità al pool, perché parliamo di un pool decentralizzato. Un altro 20% a chi fa lo swap e un altro 20% al governance voting, quindi a chi voterà le proposte sulla tokenomics. E infatti adesso che ti ricordi questi passaggi andiamo a vedere sul sito crescent.network, basta che clicchi lancia app, da qui si prende l'airdrop e da qui si vede anche come funziona l'exchange. Devi accettare le condizioni, leggili con calma. La prima cosa da fare è connettere il wallet. Come sempre, successivamente, fra qualche tempo, sarà possibile connettere anche la Cosmos Station. Per ora dobbiamo utilizzare il Kepler, quindi prendo il browser dove utilizzo il Kepler Wallet, così ce lo colleghiamo. Una volta inserita la tua password, se ti dà problemi lo chiudi e riclicchi Connect Wallet e ti deve apparire questo. È una feature sperimentale, quindi devi approvare come sempre. Mi sembra che devi approvare anche una seconda volta, quindi clicca di nuovo approva. Vedi, Kepler, anzi Crescent, si sta chiedendo di connetterti al tuo Kepler e ti genera il tuo indirizzo del wallet, e in base al tuo indirizzo del wallet ti dice il bilancio. Bene, adesso che sei collegato, vedrai qua in alto il nome del tuo wallet Kepler, puoi cliccare alla voce portafoglio, poi mano a mano, la voce airdrop, perdonami, che è qua in alto a destra, e quindi iniziamo a ritirare i tuoi token. Mano a mano che facciamo tutti gli step, vediamo anche come funziona lo swap, il farming, lo staking e la governance. Il portfolio. Quindi
Quindi, come avrai capito, clicchiamo su airdrop. Qui, come vedi, si divide in due parti, c'è il desktop che è l'airdrop attuale suddiviso in 5 step che andiamo a fare uno per uno e il boost drop che verrà presto, quindi non si ferma qua, quindi iscriviti a questo canale se non ti vuoi perdere il prossimo airdrop, ti avvertirò comodamente con un video tipo questo. Andiamo sul desktop. Come vedi qua c'è la quantità dei token a cui hai diritto, su questo wallet vedi ne ho veramente pochissimi, però ti dico che in base al numero degli Atom che avevi a staking il 1 gennaio ti spetteranno un discreto numero di token CRE. Ci sono ancora 170-78 giorni a disposizione per ritirare l'airdrop. Qui ci sono i dettagli dell'airdrop che è quello che ti ho letto prima, quindi se vuoi il link lo trovi qua in alto a destra. La prima cosa che devi fare è cliccare claim, ovvero devi aver delegato degli Atom prima dello snapshot. Cliccando claim e approvando come sempre la finestrella di Kepler, ti apparirà i tuoi token CRE al tuo interno del tuo portafoglio. Quindi quando apri il tuo Kepler qua, ti apparirà l'ultima voce Crescent. Quando ci clicchi qua vedrai il tuo token Binance. In questo caso sono pochissimi, nel tuo caso spero che siano molti di più. Fammi sapere sotto nei commenti quanti token CRE hai avuto. E questo è il primo step. Il secondo step per prendere un ulteriore 20% di token CRE è mettere a liquidity stake i tuoi CRE, quindi clicchi su stake e ti manda qua la voce staking. Come funziona? I token CRE vengono trasformati in BCRE, che sta per bounded CRE, ovvero sono dei token legati. Adesso l'APR, l'annual percentage rate, quindi gli interessi annuali, è del 39%. Perché? Perché più persone li stanno mettendo a staking. Questa mattina era tipo del 41%, quindi man mano più token CRE verranno messi a staking e più la percentuale di interessi si potrebbe abbassare. Quindi clicca qua, decidi te se metterne il massimo oppure no. Il minimo è un CRE, quindi su questo wallet non ho CRE. Comunque clicchi qua il bottone e li metti a staking. Una volta messi a staking, in alto a destra ti appare la schermata verde dove ti dice che ti sono stati assegnati un'altra tranche, il 20% ulteriore di token CRE del tuo airdrop. Nel terzo step da fare per prendere un ulteriore 20% del tuo token CRE è il cliccare il swap e quindi andare a fare uno swap. Come vedi, è un po' come Osmosis Zone, lo abbiamo visto qua nella playlist dedicata, quindi è simile a Osmosis, è un exchange decentralizzato, quindi ti puoi convertire ad esempio i tuoi token CRE in BCRE. Adesso un CRE, quindi clicchiamo uno, come vedi è arrivato a 1,03 dollari. Che non è per niente male. La regola, perlomeno personalmente, ma non è un consiglio finanziario, in genere è swapparne la metà e tenerli la metà, un po' come sempre agli airdrop. E poi decidi te se convertirteli in stablecoin oppure in Atom, in Juno, in Osmo, in Secret, in quello che vuoi. Quindi possiamo convertirci insomma, la metà o tutti i tuoi CRE in BCRE e poi clicchi qua. Adesso ti faccio vedere come funziona col wallet dove ho i CRE. E a questo punto che hai swappato, considera che le fees, quindi le commissioni per lo swap, sono nulle, quindi sono gratis. Una volta che hai swappato e hai consentito, puoi decidere anche la transazione minima, così paghi zero fees, invece quella media paghi una piccolezza di token CRE. E hai fatto il tuo primo swap e quindi dovresti avere anche lo step 3 concluso sul tuo app Crescent Airdrop. Bene, la parte 4 è fornire liquidità al pool BCRE per prendere l'ulteriore 20% di airdrop che ti spetta. Quindi andiamo sul liquidity pool, quindi clicca la voce farm, ok? E a questo punto, come vedi, qua ci sono vari liquidity pool. I token pair sono questi, BCRE con CRE, ed è proprio la conversione che abbiamo fatto pochi secondi fa. Atom con CRE, Luna con CRE, ma anche dollari di Luna, quindi UST, Atom dollari che è stato aggiunto da poco, e Luna dollari che non è male. Come vedi, gli APR sono il 19,8% più un eventuale bonus che verrà introdotto successivamente. Puoi cliccare Manage, quindi scegli la coppia dove vuoi fare farming e quindi staking per prendere l'ulteriore 20% di airdrop. Se ti sei convertito al passo precedente il 50% di CRE in BCRE, puoi fare il bilancio massimo, quindi qua clicchi e
e puoi depositare i token. In questo caso, in questo wallet ho i CRE, quindi ti faccio pure vedere il passaggio che ti dicevo prima. Come vedi, ci sono le fees abbastanza basse, se Kepler si decide a caricare, vedi, sono pochissimi, 5 millesimi di CRE, ma volendo puoi scegliere anche la low fees, quindi puoi mettere a staking totalmente gratis e anche tirarli fuori gratis. Eccolo qua, vedi, la transazione è stata con successo trasmessa nella blockchain. Dai tempo di caricare e dopo pochi secondi ti apparirà anche la scritta verde con l'ulteriore 20% del tuo airdrop. Io personalmente ne ho messi metà in staking con gli UST per dare un po' di stabilità, ok? E l'altra metà a staking tra di loro, quindi con i bonded CRE, con i CRE. Esiste anche lo staking semplice, che è qua, vedi, cliccando staking, quello che ti ho fatto vedere prima, ti danno il 39% di interessi adesso, magari fra un po' sarà il 30%. Una volta che metti a staking i tuoi token CRE, ti verranno rilasciati i BCRE che puoi mettere a farm. Se hai necessità, scrivi un commento qua sotto, così ci aiutiamo. Beh, ritorniamo sull'airdrop perché ci manca il quinto step per prenderci gli restanti token CRE. Il quinto step, vedi in alto, intanto ti appare la transazione con successo. Se scegli il tipo di transazione minimo, quindi quella non prioritaria o media, che è tra l'altro gratuito, come vedi ci mette qualche secondo, ma va bene lo stesso, alla fine è lo stesso fine, devi votare una governance proposed, cioè devi prendere e fare la tua votazione. Quindi clicca claim, io già l'ho fatto, e andrà a finire qua, guarda. Andrà a finire qua la voce Gov, quindi è come se clicchi qua la voce Gov. Come vedi adesso ci sono due votazioni, io ho votato sì a entrambe. Nel tuo caso devi cliccarci sopra facendo così e poi devi cliccare Vote e ovviamente leggi insomma quello che cosa dicono e puoi decidere sì, no, no con veto, quindi un no forte o astenerti. Io personalmente ho votato sì, tra l'altro ho già votato, quindi di conseguenza non credo che mi faccia votare, quindi non voto più volte. E così hai ottenuto tutti i tuoi token CRE. E che ne pensi di questo Crescent Network? Sarà di successo come Osmosis.zone, come JunoSwap che sta per decollare, come anche SecretSwap? O secondo te non avrà successo? Comunque come idea è ottima, ovviamente come tutti i progetti Osmosis, come vedi anche qua è stata premiata la community perché è stato premiato chi fa staking di Atom, era all'inizio dell'anno del 2022, quindi come vedi mettendo a staking Atom Juno, nonostante il mercato vada su, giù, i prezzi oscillano, quando ti dimentichi, dopo 4-5 mesi, ti viene sempre rilasciato qualche airdrop e in questo caso non è un airdrop da pochi spiccioli perché soprattutto se avevi votato alcune proposte di Crescent Network qualche mese fa, addirittura l'airdrop ti veniva raddoppiato. Non è stato il mio caso perché ero stato distratto, ma come dico sempre nella nostra community, per chi ha preso i miei corsi ed è entrato nel gruppo riservato Facebook, dico sempre, avverto quando c'è qualche proposta da votare perché è importante. Anche ultimamente avevo avvertito con un post di votare una proposta su Secret perché era importante per raddoppiare il futuro staking che ci sarà. Quindi se ti va pollice all'insù, iscriviti a questo canale, ti ringrazio, condividi questo video su WhatsApp e Telegram. L'ultima cosa, non andare via, molto importante, nella descrizione di questo mio video e di tutti gli altri video che trovi qua sul canale AC69 Crypto su YouTube, trovi anche nella descrizione anche i corsi che tengo online e non sono costosissimi, valutate, c'è sempre il link con lo sconto massimo e spero di darti valore aggiunto e perché no farti anche guadagnare, ridarti indietro almeno il quadruplo se non il quintuplo di quello che hai pagato, quella ridicola cifra che costano questi corsi, perché è una situazione, credo e spero, win-win, ovvero ci diamo valore aggiunto, te prendendo i corsi, iscrivendoti al canale, cliccando mi piace, dai modo a questo progetto AC69 Crypto di andare avanti e io in cambio cerco di darti tutta la mia conoscenza in questi anni, in questo pazzo pazzo mondo. Ti mando un caro saluto, ti ringrazio, iscriviti al canale così ti avvertirò comodamente con un video quando ci sarà la prossima tranche, la prossima parte dell'airdrop, speriamo sempre sostanzioso come quello di oggi. Da Leo, da AC69 Trading, video ripetizione, ti mando un caro saluto. Ciao!